Un minuto con Padre Pio dal coro della chiesa di Santa Maria delle Grazie, ecco il coro dove qui quotidianamente i frati minori cappuccini della provincia di Sant'Angelo e Padre Pio e di questa fraternità vengono a recitare le preghiere, la liturgia delle ore. Ecco, qui per parlare di qualcosa particolarmente significativa in cui sono imbattuti tanti figli spirituali di Padre Pio, ecco i suoi consigli. A volte sui consigli di Padre Pio c'era qualcuno che non li metteva in pratica perché forse non credeva effettivamente a quello che Padre Pio in quel momento, anche paradossalmente per quella che era la sua vita, gli stava dicendo. Quindi se molti avevano una grande stima dei consigli dati da Padre Pio, a volte però poteva capitare che qualcuno scorgesse quindi questo dubbio, che il santo non avesse del tutto inquadrato quella situazione, quindi che gli era stata presentata in qualche incontro, qualche breve colloquio, oppure per comunicazione anche di terze persone. Ecco, che cosa accade? Ad esempio, due episodi quasi simili. Ad esempio, una giovane fidanzata si presenta un giorno da Padre Pio e gli espone gravi difficoltà che incontra nel rapporto con il suo fidanzato, col suo ragazzo. Padre Pio ascolta ed è subito diretto. Lascialo, non è per te. Possiamo immaginare questa ragazza va via dal confessionale in lacrime e chiaramente non ha il coraggio di fare, di mettere in pratica quello che era il consiglio di Padre Pio, torna al suo paese. È proprio il fidanzato che lascia questa ragazza. Di nuovo in lacrime lei torna da Padre Pio, si mette in fila come tutte le penitenti nella chiesetta antica. Padre Pio, lei come si inginocchia, apre lo sportellino e immediatamente le dice, senza farla parlare, hai fatto di testa sua, adesso vattene, e le chiude lo sportellino. Ad esempio, un'altra signora che era innamorata, cioè una ragazza che era innamorata di un ufficiale dell'esercito che era rientrato dalla guerra, quindi nell'ultimo conflitto mondiale aveva subito però una forte menomazione dell'udito, quindi era rimasto sordo durante un borbandamento. Una zia di questa ragazza, che era figlia spirituale di Padre Pio, volle parlare direttamente con Padre Pio su un possibile matrimonio, no? E chiedeva consiglio al santo cappuccino. Padre Pio lo sconsigliò, però la ragazza non volle sentire ragione. E quindi poi sposò questo ufficiale. Chiaramente poi, col passare del tempo, dopo alcuni anni, venne riferito proprio a Padre Pio che questa ragazza, Cettina, la sposa, aveva lasciato il marito proprio perché con lui aveva dei problemi legati a questa patologia, a una tensione che si era andata a provocare dalla sua sordità. Padre Pio ascoltò e le disse: e non ci aveva pensato prima, non lo sapeva, io ve lo avevo detto. E poi continuò la zia dicendo: sì, padre, anche io avevo sconsigliato il matrimonio, ma lei era innamorata, voleva a tutti i costi sposare quest'uomo, questo ufficiale di ritorno dalla guerra. E padre Pio stizzito disse: cara Wanda, la zia di Cettina, i consigli che non si pagano non si apprezzano.